Ciao ragazzi e bentornati a Gioca con me giochi per bambini. Oggi sono qui per presentarvi tre tipi di slime diversi, totalmente diversi. Vedete qui sulla sinistra ho lo slime arcobaleno, qui invece c'è lo slime olio, che poi scopriremo cos'è, e questo invece lo slime confetti, e scopriremo anche questo che cos'è, in questo colore giallo banana. Ma pazientate un attimo perché andiamo per gradi. Partiamo dallo slime arcobaleno che vedete sulla mia sinistra, eccolo qui, mettiamo un attimo da parte gli altri due, guardiamolo insieme. Beh, sicuramente il primo tocco è proprio la sensazione di slime ed è molto 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 morbido, infatti ho un po' paura a tirarlo fuori, speriamo non si rompa. Però guardate come si allunga, guardate il colore fluorescente praticamente, stacchiamone un pezzettino magari. Se ci riusciamo. Ok, perfetto, prendiamo questo pezzettino qua, guardate che meraviglia di colori super luminosi e poi avete visto la... quanto si allunga, no? Quindi veramente molto 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 versatile, lo potete utilizzare benissimo per fare tantissime cose, non profuma, cioè il profumo, l'odore è sempre quello insomma di slime tipico, però la consistenza è davvero molto morbido, davvero tantissimo ragazzi, forse un pochino più dello slime normale, forse ecco, è un'alternativa adatta al silk clay che conoscete tutti molto bene ed è pazzesco nel colore arcobaleno, cioè lo trovo fantasmagorico ragazzi, una valida alternativa per avere tutti i colori in uno. Stupendo, guardate anche dentro come si colora, cioè come i colori si mischiano tra di loro, stupendo, stupendo, stupendo. Ma ora andiamo avanti perché vi parlavo appunto dello slime, olio slime lo voglio chiamare, e capirete molto presto il perché. Sulla confezione c'è scritto microwavable, cioè può andare nel microonde, ma non ve lo consiglio proprio perché la consistenza è già di per sé molto molto liquida. Guardate qua, adesso capite perché lo chiamo olio slime, è troppo, è veramente tantissimo, è mollissimo, ecco in questo caso è proprio molle e vedete che si quasi vi sporcate le mani, no? Cioè è molto appiccicoso, è davvero come l'olio, no? La consistenza è molto simile ed è per questo che si chiama l'olio, insomma si chiama così. Guardate qua quanto vi sporca, è tipo la consistenza della Nutella, che chiaramente è fatta con l'olio, quindi capirete la consistenza come deve essere. Sembra un campo di battaglia adesso questa confezione. Davvero ragazzi, cioè, una volta messe le mani in pasta, in questo caso difficilmente vi pulirete, quindi cioè nel senso che vi dovete pulire con l'acqua, il sapone e tutto, quindi è davvero un po' un casino, proprio come la Nutella. Ora infatti l'odore non ce n'è, ora mi vado un attimo a sciacquare le mani per farvi vedere anche l'altro perché sono messa davvero male. Però volevo farvi vedere la consistenza, ci tenevo molto anche per farvi capire perché lo chiamo olio slime, slime olio, insomma, come preferite. Eccoci qua, mi sono lavata le mani per farvi vedere il terzo e ultimo tipo di slime che ho chiamato slime confetti, proprio perché all'interno ci sono dei piccoli cristalli colorati, dei piccoli, sembrano piccoli confettini, no? Piccole caramelline colorate, che rendono questo slime morbido ma chiaramente più consistente, più duro rispetto agli altri due. Vedete anche che si modella meno facilmente, cioè si allunga meno facilmente rispetto anche a quello arcobaleno. Il profumo qui c'è, in realtà è profuma di limone, quindi per me perlomeno è molto molto buono, adoro l'odore del limone. Vediamo se riusciamo a tirarlo fuori dalla scatola integro.
confezione senza romperlo, ce la faremo, ma non lo so. Sì, sì, ce l'abbiamo fatta, perfetto. Ecco, il confezionamento forse è un attimo da rivedere proprio per la non praticità del tirarlo fuori, però vedete tutti questi micro palline colorate che lo rendono più divertente anche, no? E secondo me è anche più piacevole al tatto. Se riesce a modellare meglio, da più soddisfazione, almeno personalmente lo trovo più piacevole. Quindi sicuramente questo va al primo posto tra i tre che vi ho fatto vedere oggi, e anche perché è proprio slime, questo non è proprio slime, scusate, è più pasta, un po' sì, pasta intelligente, assomiglia più alla pasta intelligente, comunque è sicuramente più vicino al silk clay, al foam clay, ecco, sicuramente sì. Ditemi anche voi cosa ne pensate, aspetto di leggere i vostri commenti e fate la vostra personale classifica e ditemi soprattutto se conoscevate l'olio slime, lo voglio proprio sapere. Ciao!